questo è solo il preludio di una 2 giorni, venerdì e sabato, dove arriveranno cori un po' da tutta Italia, un giorno di festa. È iniziato bene, possiamo dire. Benissimo, non potevamo desiderare di meglio, perché questa mattina più di 300 ragazzi di diverse scuole liceali salernitane stanno riflettendo su che cos'è cantare. Cantare non è solo cantare, è molto altro, è stare insieme, cercare l'accordo giusto interno ed esterno, e imparare a respirare, e imparare a cercare la salute del corpo e dell'anima in un clima di socialità positivo, pacifico, di ascolto e di attenzione all'altro. Saranno 2 le location che ospiteranno la rassegna dei cori, la stazione marittima e poi Largo Pebiscito, sì. 2 posti bellissimi, possiamo dire. Siamo così felici di poter andare a sperimentare l'acustica della stazione marittima, perché un posto così magico possa risuonare anche di bei canti. Quindi domani mattina tutti i cori partecipanti canteranno brani nuovi guidati da un maestro d'eccezione che arriva da Bilbao e che è famoso proprio per proporre ai ragazzi canti coreografati, quindi divertimento a go-go. Dopodiché la parte più, diciamo, della competizione si svolgerà a San Benedetto. Competizione si fa per dire, perché sempre nell'ottica del confronto. La parte per noi, la chicca del Cantagiovani, è il fatto che i ragazzi si incontrino per studiare cosa, come si sta insieme, come si respira meglio, come si migliora una esecuzione, come si sceglie un buon repertorio, magari interattivo, come insomma fare in modo che il canto diventi cultura e arte.